Cari quaddisti, eccoci a ripartite le prime gare di gara 2 con il nostro Amerigo Ventura, che ha fatto una grandissima partenza in gara 1 QX1, è stato in prima posizione per parecchi giri e per più di metà gara ha lottato per il podio. Grande Amerigo, giovane pilota italiano, anche te come Andrea Cesari, avete lottato, avete tenuto il passo di Nicola, del vecchiaccio, del toro italiano, e siete andati veramente ma veramente bene. Raccontaci la tua gara dal tuo punto di vista. Allora, questa prestazione si ha stupito un po' anche me, perché non sono mai stato un asso nelle partenze, invece su un tracciato difficile come questo sono riuscito a indovinare una partenza. Sono partito in seconda posizione dietro a Mattia Torraco. Sono riuscito a passarlo quasi subito a metà del primo giro e da lì ho condotto 3 giri in testa con... è stata una bella sensazione che e pian piano sentivo Nicola che si avvicinava, comunque il suo passo era superiore, infatti mi ha passato in un com'è punto... sentire il toro che spinge, che fa pressing? Com'è? Non si sentiva parecchio, soprattutto mi ha passato in un punto molto tecnico, un passaggio che solo lui poteva fare. Mi ha passato all'ingresso di un tornantino in uscita. E abbiamo fatto una buona prestazione, perché poi sono riuscito a battagliare un po' anche con Tony e Lenz. Un po' è dire poco, hai fatto una lotta con Lenz e Tony, ma di quelle da paura proprio, contatti anche, abbiamo visto dei contatti proprio concreti. Sì, diciamo che non sono due che si risparmiano, ce la siamo giocata fino all'ultimo, infine ho battagliato un po' anche con Dillon, l'americano, che mi ha passato, poi ha avuto un piccolo calo, ha fatto qualche errore, mi sono riavvicinato, abbiamo finito praticamente la gara 1 a mezzo secondo di distacco uno dall'altro. È stata una bella gara, vuol dire, questo fa capire che tutto il lavoro che stiamo facendo sul mezzo e soprattutto su me come preparazione sta funzionando. Abbiamo questo, voglio ringraziare comunque Angelo e mio padre che mi settano il mezzo, il mio meccanico Moreno. Off-Road Motors è il team quaddi ufficiale. Il mio meccanico Moreno, che è lui che mi aiuta nella preparazione del motore, soprattutto le gomme, Ben e Stefano che mi hanno fornito lo sprint giusto per acchiappare quasi lo shot. E ti aspettiamo per un nuovo tentativo di all shot in gara 2. Grande Amerigo, adesso vediamo arrivare il preparatore del motore. È iniziato a darci gas. Eccolo qua, con il motore Angelo ha fatto veramente un grande lavoro e ad Amerigo il merito di essere riuscito a sfruttare questo lavoro, e speriamo una gara 2 ancora più concreta nelle fasi centrali e finali, che poi sono ormai quella piccolezza che ti manca per riuscire a tenere il passo dei grandi. E i grandi, stiamo parlando di Nicola Montaldini e l'altro tuo socio Andrea Cesari, che sta martellando. Abbiamo bagnato il campione. Grande Amerigo, un salutone e un in bocca al lupo per gara 2. Ciao.